Il microfono è aperto a tutti. È una domanda legittima da parte di chi ha votato il sindaco. Grazie. Però vi chiedo una cosa, visto che io sono stato fin dalla prima vostra riunione con voi, vi chiedo il rispetto e l'ascolto e cercare di capire quello che vi ripeto ancora una volta. Perché penso che dobbiamo fare le parti giuste, penso che dobbiamo ognuno comportarsi secondo il suo ruolo e mi sembra che quello che era sempre stato un comportamento decoroso di questo comitato ogni tanto scivoli via di traverso come l'acqua di questi giorni. Lo faccio anch'io, io sto affrontando, purtroppo io non vedo nella massa chi mi risponde, però vi guardo tutti cercando di far capire che lo sguardo fisso è onestà anche da un certo punto di vista. Lo farei anch'io, probabilmente sì, però ognuno si assume la responsabilità e il ruolo che ha. Il mio ruolo in questo momento non è quello di dire no, e questo ve l'ho detto un sacco di volte. Io sto costruendo, è facile dire no a un giornale, senza nulla togliere che almeno si sono espressi e hanno fatto ognuno il proprio dovere come forze politiche. Io sono il sindaco, io devo costruire il percorso insieme a tutti gli altri enti, quelli di quel famoso elenco, che qualcuno non ci azzecca proprio niente. Quelli a cui è scritto la regione sono tutti quelli che vengono interpellati o perché rischia di esplodere e quindi possono dar pericolo al volo o per un cavolo o per l'altro, vengono interpellati da questa conferenza di servizi che ha sede e che viene radunata in provincia. Ognuno di queste persone deve esprimere dei pareri, dei dinieghi, delle richieste di integrazione, così come i comuni di Fornipopoli. Allora, intanto che si leggono i giornali o che si fanno i dispacci, dall'altra parte si costruiscono queste risposte che sono già in parte consegnate. Il comune di Fornipopoli ha dei pareri negativi, ha delle richieste di integrazione, pareri negativi, quello più banale, cazzo, ci sono le case davanti, quindi il parere negativo a livello urbanistico viene fin troppo facile farlo, però è un parere negativo e lì si devono esprimere in quel tavolo tante persone. Queste persone sono state incontrate tutte da me, dal sottoscritto e anche dalla Milena, che è l'assessore all'urbanistica. Sono state incontrate tutte e devo dire che dalla parte di tutti, ARPA, ASL, ERA, ci sono delle moltissime perplessità su questo impianto. Questo impianto è anomalo, questo ve l'ho detto fin dalla prima sera. È anomalo perché fa dei mescoloni di tutto. Gli impianti funzionanti che ci sono in giro e ci sono a biogas sono impianti che di solito hanno un componente dentro, non gli arriva roba da scarto da tutto il mondo e tutti hanno visto questo fattore come criticità e tutti hanno messo o pareri negativi qualora siano possibili a mettere o prescrizioni o richieste di integrazioni. Noi andremo alla prossima riunione dove mi auguro che ci sia qualcuno di voi, perché purtroppo voi non sarete ascoltati in quel tavolo, però se siete fuori vi vedono. Per cui ci mancherebbe. Dovete tornare forte perché siamo al primo piano. Però fatemi sentire. Porteremo i megafoni. Quello che vorrei farvi capire è che non è che è facile dire no e basta. Perché comunque è vero quello che dice, si è appellato a degli articoli della Costituzione. Ma anche l'altro, vi rammento che anche l'altro, Subenergy, per quanto testa di cavolo possa sembrare, ha dei diritti anche lui, perché la legge glielo permette. Qui arriviamo al punto di sostanza. Noi ci troviamo in questa condizione perché abbiamo, come sempre, delle leggi che tutelano dei poteri forti. Allora, usciamo da questa situazione e io penso fiduciosamente alle leggi. Chi le fa? Le facciamo tutti noi italiani quando andiamo a partire, quando andiamo a votare, purtroppo. Guarda, le leggi sull'ambiente le hanno fatte dall'estrema destra all'estrema sinistra, tutte con un focus solo, guadagno. Per cui... Scusate. Non apriamo. Allora, usciamo da questa situazione e io ho vado un po' alti e bassi, ci sono dei giorni che sono molto ottimista, dico ce la facciamo, ci sono dei giorni che dico con Franco, gli dico ma sono un po' perplesso, oggi non sono molto fiducioso.
Però penso che da questo progetto noi riusciamo a uscirne, perché questo progetto è veramente scarso. Quello che è l'impegno che tutti dobbiamo avere è rimanere sul pezzo dopo, perché stasera, nella prima parte della serata, non abbiamo parlato di biogas, ma abbiamo parlato proprio di quello che è il cuore di tutto, cioè lavorare tutti insieme per cercare di avere un approccio diverso verso l'ambiente, non essere in piazza solo quando ti fanno i biodigestori sotto casa, ma essere in piazza quando c'è da cambiare delle leggi, quando c'è da pensare a acquistare in maniera giusta i prodotti e a smaltirli in maniera giusta. Perché purtroppo è un difetto che abbiamo tutti, quello di allarmarci quando ci toccano da vicino e poi dopo lasciamo correre quando tocca a qualcun altro, diciamo così. Io spero ardentemente che alla fine si collezionino molti, molti no su questo progetto, e poi c'è l'altra parte che non è il no. Alcuni enti non possono dire il no, ma sappiamo già che molti enti prescriveranno a questi qui di SuvEnergy, prescriveranno delle indicazioni. Mettere dei filtri, come probabilmente farà ARPA, obbligare a mettere dei filtri che costano 900.000 euro vuol dire per loro passare da un investimento di 4 milioni e 800.000. Altre prescrizioni ci saranno. Anche questa è una forma per... Quanti ne guadagnano? No, ma no, non credere. Proviamo a fargli non credere. Quanti non ne guadagnano? Ne guadagnano molti, ma sono tirati anche loro. Anche l'altra volta hanno ritirato il progetto, non hanno costruito il progetto perché non ci scappavano. Non... La politica degli incentivi è una politica che ti stritola. In Italia usiamo troppo la politica dell'incentivo per incentivare appunto le speculazioni, ma cominciano a essere tirati, e penso che fra i no e le cose che devono fare, insomma, qualche chance ce l'abbiamo, e anche parecchia. Sindaco, chiedo scusa, sono un po' un approfittatore, e ci siamo chiesti tutti quanti... Mi vuole venire a prendere sotto al letto, me l'ha detto. No, sì. È garantito. Quando ci sono state individuate queste criticità, ci chiediamo perché non è stato detto no a questo impianto. C'era la distanza dal centro, dalle case, c'era che mettevano nello scolo quantitativi di acqua con presenza di azoto e tutto quello che era di sopra dei limiti consentiti dalla legge, eccetera eccetera eccetera. Non era sufficiente questo per dire no, l'impianto non si fa perché, come l'avete presentato, ha delle criticità per cui ve lo rigettiamo? Perché questo non è stato fatto? Me lo spiegate? Allora, è il procedimento stesso che è così. Il procedimento funziona proprio in questo modo. Raccogliere tutte le perplessità, le domande, i chiarimenti che ci sono, e questo è a tutela del cittadino da una parte, a tutela di quello che vuole investire dall'altra. Si gioca sulla salute delle persone, si gioca. No, non è questione di guardare, che la salute delle persone è molto al centro. Quando sono venuti per la prima volta a proporre il biodigestore a Forlì Popoli, chi comandava Forlì Popoli prima, adesso lo chiamo così, ha tentennato, e questi hanno pensato: Forlì Popoli si può costruire, sono ritornati all'attacco. Ma torneranno ancora all'attacco? Ma certo. Allora, cominciando da lei come sindaco, tutta la materia e tutti i Forlì Popoli ci dice no, basta. Noi ci puliamo la nostra legge. La legge attuale non dice no, basta. La legge attuale dice questo impianto è come una fabbrica di barbecue. Lei lo sa cosa vuol dire l'aumento del traffico dei camion sulla nostra strada? È uno dei motivi per cui... Io penso che nessuno lo sappia come me, che ho lavorato 35 anni nella stradale. È una strada che non tiene neanche le biciclette, figuriamoci i camion. Come hanno detto l'altra volta, non sono 5 camion. È la sollevazione che la provincia proprietaria di quella strada ha già fatto. Allora, gli dovete dire no e basta. Allora, lei è stato poliziotto, lei ha rispettato la legge, io non rispetto la legge, tutti dobbiamo rispettare la legge. Lo capite? Questo passaggio è fondamentale. Noi tutti dobbiamo cambiare la legge. La legge con la tutela degli altri, non per la mancanza degli altri. Sindaco,
Sindaco, per uscire un attimino da questa situazione, io le farei una proposta a lei direttamente e anche a tutte le forze di maggioranza e anche di opposizione che sono presenti questa sera. Noi abbiamo raccolto 2.418 firme di forlimpopolesi che chiedono una modifica al RUE. Allora, se lei non può dire no a un progetto perché c'è una, deve rispettare la legge, bene, allora io vorrei sentire da tutte le forze di maggioranza e di opposizione e avere l'impegno da parte vostra. Ti rispondo subito anche di fissare una data per iniziare a parlare. Rispondo subito anche a nome loro. Nel RUE noi uno dei punti, il punto su cui abbiamo detto no, l'abbiamo potuto avvallare proprio per il fatto che nel nostro RUE, oculatamente, non lo so, però c'è una frasetta che ci salva da questo punto di vista, che già mette le mani avanti. Quindi il no viene costruito proprio su un pezzo del RUE che non potevamo sapere ci sarebbe servito, ma c'era. Non possiamo modificare il RUE in questo momento in istruttoria in atto, ma ci muoveremo subito dopo, subito chiusa, per cambiare il RUE, e Raffaella Montalti, che è la nostra responsabile, ci sta già lavorando. Questo non toglie che ci sono, come è successo per Bertinoro, e tutte le forze politiche di maggioranza e di minoranza sono d'accordo su questo cambiamento, perché ne abbiamo già parlato. Poi voi non trovate le cose sui giornali, io non sono un tipo che va nei giornali a sbandierare quello che faccio, mi dispiace. Se poi i giornali, ci sono quelli giornalisti che sanno che ce l'ho a morte con loro, ma se poi i giornali modificano le cose, sono cose di altri, io mi attengo agli atti. Stasera sicuramente le persone che sentono quello che dice lei stasera, domani lo sanno tutto fuori di un popolo. Non avevo dubbi. No, quindi il RUE verrà cambiato. Rimangono comunque, con Franco ne abbiamo anche parlato, come è successo già per il comune di Bertinoro, rimarranno comunque, nonostante le modifiche del RUE, delle zone di Forlimpopoli un po' isolate dove si potrà costruire. E costruire con queste norme qui è comunque, cioè vale la pena di pensarci un po', proprio per i motivi che dicevano loro prima. Allora è per quello che io dico sempre, vi ho sempre detto fin dall'inizio, non morite il giorno dopo che c'è il no, ma vediamo di fare movimento insieme a tutti gli altri comitati per cominciare a fare delle leggi che non aprono i cancelli a tutti, ma che al limite restringono un po' di più e guardino un po' più seriamente gli impianti che vengono fatti. Grazie. Chiedo scusa, io chiuderei qui la serata, ringrazio i relatori, vi do appuntamento a presto, perché entro il mese sicuramente ci sarà, o i primi di marzo, una conferenza dei servizi e subito dopo prenderanno la decisione. Non scappate, devo dire l'ultima cosa. Scusa Gianfranco. E quindi abbiamo bisogno della presenza di tutti, più siamo e meglio è. Volevo dire a tutti prima che lasciate la sala, che è fondamentale per l'attività del comitato, come diceva Gianfranco, essere in tanti. Noi consiglieri siamo in 13, le persone abituali che vengono alla riunione saranno una cinquantina, una sessantina alle riunioni pubbliche. Noi dobbiamo essere in tanti. Appena uscite da questa sala fate alcune cose. Innanzitutto lasciate i vostri contatti alle persone che sono qui fuori con le magliette gialle. Vi contatteremo per essere presente a quei giorni di manifestazione. Non possiamo andare a fare manifestazione e essere in 30. Dobbiamo essere in 300, in 3.000. Dobbiamo essere in tanti. Seconda cosa, chi non l'avesse ancora fatto, di contribuire all'attività del comitato. Il comitato non vive di aria. Un contributo, una donazione, la quota associativa per essere comunque informato sull'attività del comitato stesso, giusto Gianfranco? Fino adesso parecchie attività sono vissute anche con lavorazioni fatte gratuitamente da varie lavorazioni, le serate di stasera anche offerte dalla sala del comune, eccetera eccetera. Ma terza cosa, uscite dal di qui, parlatene con più persone possibili. Dobbiamo essere in tanti. Non è una partita di campionato che oggi perdo, domenica prossima mi rifaccio. No,
La prossima è la finale, noi dobbiamo vincere, dobbiamo dire no a questo impianto. Punto.